Eccoci qua ragazzi, buonasera e bentornati sul canale. Buonasera a te. Stasera ci abbiamo Vincenzo e Corrado di Saponificio Pachis. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene Pasquale, buonasera a te e a tutti gli amici del canale. Allora ragazzi, voi mi avete mandato un po' di cose, devo essere onesto, non me le aspettavo così tante in effetti, perché avete annunciato dei prodotti nuovi, li avete annunciati in particolar modo a una fiera che era più per professionisti, se non ho capito male, insomma, raccontatemi. Sì, noi fine novembre, il 27 e il 28 novembre siamo stati invitati dal nostro distributore che ci ha fortemente voluto a questa fiera che si è tenuta a Pomezia, nonostante c'erano tanti altri marchi anche più blasonati di noi, però ci teneva il nostro distributore che è Hubbard a farci partecipare a questa fiera di settore. A questa fiera noi abbiamo presentato le nuove fragranze dei prodotti che già hai provato, sempre sapone dopo barba, i dopo barba sempre in versione Classic e Plus, e sono nello specifico l'Earth e il Souk. E poi abbiamo presentato anche la nuova linea di parfum per completare, diciamo, il viaggio olfattivo dal sapone per tutta la rasatura, e poi anche la nuova linea di emulsioni viso idratante ed anti-age. Esattamente, perfetto. Oh, Hai allora avuto. io vi dico che diciamo il sapone non l'ho provato semplicemente perché volevo prima fare questa chiacchierata prima di provarlo, insomma, e poi di farlo anche vedere. È evidente che mi immagino che il sapone abbia la stessa formulazione degli altri, vada a cambiare la profumazione e basta. Io vi dico però che ovviamente lo hanno usato, l'ho aperto. E intanto, io questa è una cosa che la devo dire, di voi mi piace tantissimo questo effetto seta che fate sulle scatoline, è una cosa fantastica, specialmente su queste più scure, quella del profumo, non so perché, forse è leggermente diversa la carta, però queste qui sono veramente un effetto seta figo. E dicevo, il sapone lo hanno usato e l'ho trovato interessante perché la profumazione è fresca, sicuramente è adatta a tutto l'anno e vi chiedo di raccontarmela a questo punto. Beh, la profumazione, nello specifico il souk, sì, è una profumazione molto fresca e molto fiorita pure. Bravo. Infatti, se non ricordo male, apre a geranio e rosa e ha una base, un corpo di oud. Sì, è molto più fresca rispetto all'altra fragranza Ecco, che è l'Earth, che magari è un po' più da stagionalizzare per questo periodo, perché tu più hai detto una a cosa base di oud. importante. Hai detto Sì. che c'è una base di oud, no? Normalmente quando c'è Sì. l'oud all'interno dei saponi, questi vengono resi, chiamiamoli così, più scuri, nel senso più invernali. Invece questo rimane veramente fresco e mettibile tutto l'anno. Questa cosa mi è piaciuta tanto, sinceramente. Sì, ci abbiamo lavorato un po' per fare in modo che, nonostante ci fosse una base di oud, potesse essere un pochettino più leggero, più fresco. E scusami se ti chiedo, voi avete fatto praticamente il sapone sempre plus, mentre Sì. gli after sia standard, Gli che sia after, classic che sì, plus. Ho capito. Beh, è una esattamente. buona scelta secondo me, perché effettivamente il sapone plus è figo per qualsiasi pelle, secondo me. L'after plus lo devi preferire. È stata una scelta azzeccata, a mio avviso. Sì, inoltre, se posso consigliarti, a chi non piace l'after, perché anche nel pass comunque vi è un po' di alcol, noi abbiamo studiato la crema idratante viso, anche, ottima anche come post rasatura. Oh, io questa l'ho messa. Vi dico la verità, mi sono fatto la Ottimo. barba ieri sera e l'ho utilizzata ieri sera proprio come hai detto tu, però evidentemente sono andato anche sulla fronte, insomma, sulle zone dove metti la crema. Sì. Io in realtà per questa cosa ho chiesto aiuto a mia moglie, tra virgolette, perché io non sono proprio un tipo da crema, nel senso che non le ho mai usate. Non le ho mai usate, quindi non sono in grado tanto di discernere. L'unica cosa di cui mi sono reso subito conto è che non te ungono la pelle.
cioè rimangono, si assorbono subito e via, insomma, dopo non le senti più. E che ditemi un po' qual è la differenza sostanziale tra l'anti-age e l'idratante, che mo, io 43 anni, forse l'anti-age è il caso che la uso. Allora, mi permetto, prima di lasciare la parola a Vincenzo, di dirti solo una cosa. Hai centrato bene, diciamo, anzi, con quello che hai detto, noi vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, perché uno dei punti su cui abbiamo puntato principalmente era proprio questo, il non lasciare la pelle unta e fare in modo che si assorbisse subito sia l'idratante che l'anti-age. Ma comunque ora ti spiegherà magari Vincenzo un pochettino. Sì, sì, sì. Vincenzo è il chimico della situazione, quindi sì. Senza esagerare, però. No, no, però è cioè dal mio punto di vista, che chiaramente sono un appassionato di rasatura, ma chiaramente un profano, è interessante sapere il lavoro che c'è dietro, no? Casomai un anti-age, un idratante, che poi c'è tanta gente che invece al contrario di me le usa giornalmente, sempre, quindi magari anche per loro è più interessante capire come sono fatte e perché sono fatte in quel modo, quindi dici pure. Sì, come tutti i nostri prodotti, a iniziare dal sapone, nascono dalle nostre esigenze personali e visto che abbiamo un laboratorio a disposizione non potevamo non studiare qualcosa anche in questo senso, quindi ci stacchiamo un attimo dalla rasatura e andiamo ad abbracciare più la cosmesi in generale. Quindi abbiamo pensato bene di partire innanzitutto con una emulsione idratante che in realtà, a dire il vero, quella che erano le mie intenzioni nasceva innanzitutto, doveva nascere innanzitutto come dopobarba. Poi sai, si fa prendere un po' nell'entusiasmo e diciamo che mi è scivolato un po' la mano sugli idratanti. Quindi conserva comunque la sua funzione di dopobarba, si può tranquillamente usare come dopobarba perché contiene all'interno dei lenitivi. Però è molto importante idratare, soprattutto una pelle come la nostra, quarantenni, che ci abbiamo all'età matura. No, quindi, no, l'età matura è dopo i 60, dopo i 70, anzi. Ci abbiamo, non ci siamo ancora, ma ci stiamo avviando. Siamo sulla buona strada, diciamo. Ecco, allora, al di là poi dopo della cosa, ecco, adesso me la sono rimessa, ecco, intanto l'ho messa sulla mano e la mano non è unta per niente, no? Quindi io posso tranquillamente toccare il mouse, eccetera, senza avere problemi di alcun tipo. E questa è una cosa che, insomma, secondo me è importante, perché noi uomini siamo un po' più, rispetto alle donne, siamo un po' meno attenti a tante cose, e il fatto che non unga a me piace. E anche il profumo è neutro e fresco, è simpatico. Che profumo, che cos'è? Cioè ci hai messo una fragranza o è venuta semplicemente così per... C'è una fragranza dentro, sì, abbiamo scelto questa proprio perché è leggera, fresca, è un po' una fragranza jolly, può essere usata sia dall'uomo sia dalla donna, senza nessun problema. Sì, effettivamente, sì. Sì, sì. E successivamente dopo chi lo ama può continuare diciamo, l'aspetto tonsorio aggiungendo poi un po' di magari di classic, di dopo barba o anche perché no, un parfum. Ecco, il parfum... Il parfum magari ne parliamo dopo che ci hai detto anche l'anti-age, però il parfum ti devo dire che la cosa che mi è piaciuta è che ha una persistenza molto, diciamo, elevata, dura tanto durante la giornata. Io l'ho messo, questo l'ho usato parecchie volte, l'ho provato per almeno una settimana da quando me l'avete mandato di fila. E intanto rimane su io uso il collarino, no, per il freddo d'inverno, ancorché qui quest'anno sembra quasi una primavera, però mi metto sto collarino e rimaneva il profumo fino al giorno dopo. Ora mi sono accorto che, a differenza di tanti eau de parfum, dura tutta la giornata, o quantomeno ottima parte di essa, senza però dare quell'effetto esplosione di profumo che, insomma, lasci la scia. Cioè si sente il giusto, secondo me. A me è piaciuta sta cosa, poi dopo ne parliamo comunque. Però ecco, l'anti-age invece? Volevo terminare, se possibile, con l'idratante. Ah, certo, scusa, pensavo avessi finito. No,
Cercavo io sul mercato un prodotto, come all'origine fece con i saponi, un prodotto che potesse soddisfare le mie esigenze. E giustamente quando fai una cosa per te personalmente, cerchi di mettere dentro il meglio che trovi, qualcosa che sia realmente funzionale. Quindi, in considerazione del fatto che la pelle dell'uomo è più grassa rispetto alla pelle femminile, nasce la necessità di non avere una formulazione pesante, quindi che sia leggera, che sia scorrevole, facilmente stendibile e che ti dia il tempo di massaggiare la pelle durante l'applicazione. La cosa bella di questa emulsione idratante è che contiene un pool di idratanti, cioè un insieme di ingredienti idratanti che agiscono in maniera differente. Quindi quella che vince è la somma. Per citare il grande Antonio De Curtis, è la somma che fa il totale. Quindi ho Quindi quello cercato che di mettere dentro degli idratanti che lavorano in maniera diversa e a profondità diverse. Quindi Rimane diciamo leggera che tu perché comunque. quello che mi hai detto, voglio capire se ho capito bene, è che sostanzialmente è più liquida di tante altre creme, proprio perché ti deve dare questa stendibilità, però Anche idrata e si perché c'è. assorbe relativamente rapidamente. Effettivamente Esattamente. è così, effettivamente è così, sì. Contiene comunque all'interno dei lenitivi. L'idea originaria era di un dopo barba. Contiene Era un dei fluido lenitivi che può praticamente. essere usato con barba. Ma se vogliamo, lo possiamo usare anche come dopo sole, perché è altamente idratante e in parte lenitiva. Non è grassa, non può essere grassa perché la pelle dell'uomo è già grassa di suo. Non bisogna andare ad aumentare questa sensazione di pesantezza. Magari a una pelle femminile può andar bene, può essere necessaria, deve essere necessaria, soprattutto a una certa età. Oh, quindi adesso magari qualcuno non ha colto, ma tu hai detto, avendo un laboratorio a disposizione, intanto ragazzi, e parlo a chi guarda il video, non ci siamo preparati niente noi, eh? Cioè giuro che quello che stiamo dicendo è perché viene fuori così da sta chiacchierata. Quindi volevo dire, hai detto, abbiamo un laboratorio a disposizione, questo è un dato importante perché specialmente nel mondo della rasatura tradizionale, in molti si avvicinano a prodotti che, per carità, sono magari ottimi, ma non sono certificati perché vengono da paesi dove non ci sono certificazioni, eccetera, eccetera. Voi invece avete un laboratorio cosmetico certificato, corretto? Certo. Quindi, ecco, quindi loro si producono intanto tutto in casa, che è una cosa importante, è la mente dietro tutta la parte chimica. È Vincenzo. Corrado è più la parte commerciale, se non ho capito male, è più la parte ecco, relativa al packaging, eccetera. Quindi, però diciamo che nasce tutto in casa e finisce tutto in casa, e questo secondo me è una bella cosa, è un plus per un'azienda italiana, insomma, è una bella cosa. Poi. Diciamo che noi vogliamo mantenere il controllo su tutti i prodotti, per cui nasce sì, sia perché lo produciamo noi, ma noi lo formuliamo, noi scegliamo le materie prime, noi facciamo il controllo qualità, perché all'interno del laboratorio, che comunque è un piccolo laboratorio, non manca nulla, abbiamo tutte le attrezzature e tutto quello che serve per portare a compimento ogni pensiero che ci passa per la testa Sì, diciamo, dopo, avete modo ovviamente. di sperimentare, insomma. Infatti, a questa fiera dove partecipavano principalmente persone del settore, ci siamo confrontati con quel che è la cosa principale comunque. Abbiamo notato anche cosa manca in quel settore e siamo già comunque, questo te lo volevo dire alla fine, anche senza Vabbè. spoilerarti nulla perché a volte ti lasciamo con qualche novità, però siamo già all'opera con dei nuovi prodotti, una nuova ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per sempre il mondo Per della professionisti rasatura. intendi, però. Professionisti
prodotti per professionisti o dedicati per professionisti, a tutti? Anche per privati, anche per privati. Ok, ho capito. Beh, interessante. Anche per un po'. Comunque, ragazzi, complimenti, perché praticamente in un anno siete partiti con i primi saponi e state andando avanti come treni. Complimenti. Sei mesi. Esatto, 6 mesi. Complimenti davvero. Ecco, l'anti-age, che miracoli fa? L'anti-age miracoli non ne fa. Non ci siamo ancora attrezzati per i miracoli, anche se dopo che ci studiamo, ma credo che la cosa sarà lunga per i miracoli. Una spintarella possiamo dare. Mm-hmm. L'anti-age, diciamo che ha la stessa base, proprio la stessa, no, però simile. Diciamo che deriva, è una derivazione figlia dell'idratante, perché ha molte caratteristiche in comune e in più ha degli attivi che servono a rinvolvere un po' la pelle, a nutrirla, a cercare di restituire quell'elasticità e quella consistenza che magari con gli anni si comincia a perdere. È ricca di peptidi, di acido ialuronico, che comunque è presente in entrambe le emulsioni. Caffeina, collagene, elastina, molti estratti vegetali. Oh, questa qui c'ha un colore più scuro, È diciamo, un po' più scuro, sì, mielato. sono gli estratti vegetali che conferiscono quel colore un po' più scuro. Questa insistiamo qua, che mia moglie dice che comincio a avere le zampe di gallina, capito? E in più la DH, se hai quella sensibilità di notarlo, ti lascia la pelle Più un po' più vellutata, vellutata. più le sì, è vero. Sì. Più liscia, sì, è vero. Sempre senza ungere, in maniera, insomma, Sempre senza importante. ungere, Sì. certo. Dimmi. Pasquale, volevo farti notare la differenza che c'è. Se tu guardi il packaging secondario dietro, troviamo l'inci delle due creme, per Sì, lo farti facciamo vedere anche vedere. cosa la differenza che c'è tra l'idratante e l'anti-age, che l'anti-age infatti ha un inci lunghissimo proprio perché è ricchissima come crema. Sì, ci vogliono gli occhiali per leggerlo, ragazzi, qua l'inci, perché oh, invece poi passiamo al profumo. Come? Scusami. Gli astucci sono piccolini, quindi Sì, bisogna no, ma stringere. sono gli occhi che stanno diventando grandi. E allora invece il profumo, ecco, il profumo, questo qui l'ho usato abbastanza, come ho detto. Il packaging è semplice, non, senza troppi fronzoli, c'è il vostro logo, il profumo. E questo qui, ecco questo, raccontateci pure le note olfattive, che rimangono fresche comunque, anche se sono, secondo me, anche se questo è più invernale come profumazione, però. Comunque c'è quella parte di fresco che c'è sempre e che secondo me non è male, insomma. Allora, noi ti abbiamo, sì, nello specifico LET. Allora, noi la linea Parfum l'abbiamo fatta per tutte le fragranze che attualmente abbiamo in commercio, per cui sia le tre della prima uscita, Glorious, Salon e Malaysia, che le due nuove, Sì. Souk ed Earth. Ovviamente, come tutti i prodotti, noi ci piace andare calmo, come dicevi tu prima, non ha una buona persistenza, anche un'ottima proiezione, però non ha quell'effetto bomba, magari da quasi nausea, Sì. perché comunque cerchiamo di fare le cose un po' graduali. Parliamo di parfum, non è uno dei parfum, non vi è acqua all'interno, e vi è una concentrazione di fragranza, ovviamente rispetto al sapone, rispetto al dopobarba, molto più alte. Infatti, sempre perché noi pensiamo che ogni prodotto viene creato, viene prodotto infatti per una sua funzione specifica. Il sapone deve avere principalmente delle ottime qualità meccaniche e prestazionali, il dopobarba deve avere delle ottime funzioni invece di idratante e lenitivo, il parfum deve fare il parfum, perché noi dopo la rasatura non
mettiamo, non applichiamo il parfum, ma applichiamo il dopo parma, successivamente il parfum. Infatti per quello ha comunque una persistenza, una protezione molto più alta rispetto al dopo parma. Ho una domanda, ragazzi, ve la faccio, non so, insomma, adesso la risposta non la conosco effettivamente. Il profumo ve lo fate voi in casa o è... Facciamo noi. Fate voi, quindi ecco. Pensavo tutto che noi facciamo nel nostro laboratorio, Pasquale, altrimenti pensavo che sinceramente pensavo che il profumo lo esternalizzasse. Ovviamente lo elaboriamo la fragranza con un naso, noi non siamo dei nasi, cioè elaboriamo la fragranza, è chiaro. Cioè, no, ovviamente siamo affiancati, come anche i prodotti, dopo la formulazione e lo studio e quant'altro li facciamo comunque, facciamo vedere i nostri prodotti e da un cosmetologo, perché ovviamente vogliamo che il prodotto arrivi al consumatore sicuro, non vogliamo comunque mettere a rischio nessuno. Le fragranze ovviamente vengono studiate insieme ad un naso, elaborate e poi vengono prodotte da voi comunque. E poi prodotte da noi, ecco. E per finire poi nel parfum e via dicendo. Ah, ecco, io sinceramente... Per questo comunque sono... E sono sempre fragranze, anche le due nuove, l'Ert e il Souk, e non sono cloni di profumi famosi. Mm-hmm. Sì, sono vostre, insomma. Sono vostre. Sì, io devo dire che in tutte le vostre fragranze, tutte quelle che ho annusato, insomma, e stiamo praticamente lo hanno usate tutte, però tra profumo e poi tra dopo barba, sono tutte fragranze che comunque... secondo me sono accordate insieme da una nota di freschezza, cioè quello che ho notato è che voi difficilmente andate a mettere quelle note pesanti che, per esempio, io normalmente uso profumi molto molto invernali, molto tanto oud, tanto pepe, tante cose di questo genere, e poco floreali. In realtà, per esempio, questo profumo qui, mia moglie l'ha annusato, dice: questo è un profumo da te. Dice, però è più fresco. Effettivamente voi ci avete sempre questa nota di freschezza che mettete. Non so se lo fate apposta o semplicemente viene così, però... No, è tutto... Sì, come anche nel Glorious o nel Malaysia, comunque sono già fragranze ancora più fresche. Diciamo che ci piace fare in modo che la fragranza, il profumo, in questo caso, venga, abbracci un po' tutti. Mm-hmm. Ecco. Sì, magari sì. Nel saloon è quello un po' più spinto, è quello un po' più speziato, sì, è più spinto più di forte. Tutti però io, vabbè, ti dico personalmente, no, quando ho provato i primi prodotti, io pensavo che il saloon sarebbe stato quello che mi sarebbe piaciuto di più. In realtà poi quello che mi è piaciuto di più era il Glorious, che pensavo fosse quello che mi sarebbe piaciuto meno. Quindi sotto questo punto di vista m'avete colpito, no? Chiaramente il profumo è una cosa personale, quindi a me piace, a te non piace, è festa finita. Però questo è quello che è successo a me annusando i vostri prodotti. Ovviamente il parfum poi è come la fragranza, ogni naso la sente in modo diverso, ma anche sulla pelle si comporta in maniera completamente diversa. Certo, la stessa certo. fragranza, lo stesso profumo su di me o su di Enzo si comporta in maniera diversa. Diciamo che noi cerchiamo di trovare sempre un punto di incontro, come facciamo da sempre, su tutto quello che pensiamo e progettiamo e produciamo poi successivamente. Perché comunque ci scontriamo tanto anche noi, anche nella scelta delle fragranze, sull'indirizzo dei prodotti e via dicendo. Mm-hmm. E come fragranze, ragazzi, questo ve lo chiedo, ma chiaramente rispondete se volete, se no no, avete intenzione di pensarne altre, o quindi fare gli americani che fanno 200 fragranze, diciamo, parliamo in futuro, non parliamo di domani, o pensate di fare un core di fragranze che vi soddisfano e lì fermarvi? Allora, guarda, prevedere il futuro è difficile. Però non pensiamo, noi, come riportato anche dietro, è un sogno tutto siciliano. Noi siamo italiani e vogliamo continuare sulla linea
italiana e non americana. Anche queste fragranze qui magari si sentono un po' di più per via della fragranza nel sapone, però non, nei nostri prodotti non ci sarà mai l'apertura del vasetto e l'esplosione della fragranza che magari in versione... No, no, ma io non parlavo adesso di esplosione di fragranza, parlavo di numero di fragranze, no? No, al momento non penso che sono previste nuove fragranze da qui a un breve termine. Breve tempo. Nel futuro chissà. Non si può mai sapere. Senti, una cosa, perché ieri sera ho fatto, proprio ieri sera ho fatto una live con gli amici che ho su, praticamente c'ho un canale Discord, no? Sul, non so se sapete cos'è. È un programma, sì, che usano, lo usa mia figlia per la scuola, per fare i compiti, però sostanzialmente abbiamo fatto sto canale e chiacchieriamo con qualche più affezionato e ogni tanto ci facciamo più o meno una volta al mese una live. E ieri sera è venuto fuori il discorso, perché poi è interattiva, tutti parlano, della quantità di sapone per sbarbata. E nel senso che parlavamo di saponi che magari, ecco, hanno un vasetto enorme, però lo finisci in 4 barbe, in 5 barbe, perché ce ne vuole veramente tanto. Questa cosa, ovviamente io la risposta qui già la so perché me l'hai detta tanto tempo fa, però diciamo che durante la convention, la fiera che avete fatto, avete avuto dei ritorni al riguardo, cioè sulla quantità di sapone necessario per fare una sbarbata del vostro, e quindi casomai se ce lo dite, ecco, tocchiamo anche questo argomento. Allora, come già anticipato tempo fa nell'altra chiacchierata, il nostro prodotto principe, diciamo il sapone, nasce per una nostra esigenza, di conseguenza è stato studiato per noi. E anche qua abbiamo studiato sulla resa del prodotto. Noi abbiamo calcolato, e ultimamente mi pare abbiamo anche pubblicato un piccolo video, che con circa 1,7 grammi e 2 grammi proprio per abbondare, si possono fare benissimo 4 passate abbondanti senza vedere smontare la schiuma sul pennello. Cioè, il nostro prodotto ha una resa altissima. Questo poi ci è stato confermato anche dai vari barber che erano in fiera, dove all'inizio non credevano a questa situazione, li abbiamo messi alla prova con il nostro prodotto, gliel'abbiamo proprio dato per farlo provare là in fiera, in live, senza che conoscessero minimamente il prodotto. Erano al primo utilizzo pure loro e si sono meravigliati. Ci hanno anche fatto i complimenti proprio per questo, per cui ha una resa altissima. Oh, quindi diciamo, tradotto in numeri, facciamo finta, qua dentro ci sono 150 grammi di sapone. Quindi facciamo finta che ogni sbarbata usiamo 2 grammi di sapone, che è il massimo di cui hai parlato, vuol dire che questo qua ci fate tranquillamente 2 mesi e mezzo. Questo è il senso, se facendo la barba tutti i giorni. Quindi, la barba tutti i giorni. Quindi non è poco. E senti una cosa, già che hai parlato di barber che hanno guardato i vostri prodotti, mi immagino, forse, spero per voi, qualcuno li abbia anche ordinati, sti prodotti. Sì. Dove stanno questi barbieri? Così mi vado a fare la barba. Allora, a breve noi pubblicheremo sul nostro sito una sezione per dove trovarci. Come ti anticipavo, noi nel settore barbershop in generale andiamo con il nostro distributore, per cui ci sono determinati passaggi che dobbiamo fare insieme al distributore, che comunque poi pensa a tutto quello che è la distribuzione per i punti vendita e per le barberie nello specifico. Però ci stiamo già attrezzando per avere anche i vari loghi degli utilizzatori, per inserirli nel nostro sito e far sapere dove trovarci. Ho capito. Va bene. Allora, ragazzi, io non so, insomma, a questo punto, se volete darci qualche spoiler per il futuro. O semplicemente... Allora, ti posso spoilerare solo, allora, a parte i nuovi prodotti che stiamo studiando, anzi sono già sotto analisi, diciamo. Ti posso dire che grazie comunque anche al sostegno
dei vari utenti e dei vari clienti, chiamiamoli, siamo riusciti a strappare, tra virgolette, un nuovo contratto al nostro vettore che si occupa delle spedizioni, e con il nuovo anno riusciamo ad abbassare, ad offrire, diciamo, la spedizione gratuita ad un costo inferiore rispetto a prima, proprio perché siamo riusciti ad avere questo margine maggiore. Per cui con il nuovo anno la spedizione gratuita sul nostro sito non si avrà più a 69 euro raggiunti 69, ma a 59 euro di spesa raggiunta. Che tutto sommato costi prodotti è facile. Pensiamo sia corretto nei confronti anche dei vari utenti e degli appassionati riuscire ad offrire qualcosa quando possibile. Sì, sì. Va bene ragazzi, io non so se avete altro da dire, altrimenti diciamo che come sempre la chiacchierata è stata piacevole e proficua, secondo me ci avete dato tante informazioni interessanti che sono poi dopo quelle cosine in più che magari, ecco, semplicemente leggendo l'INCI uno non conosce, non sa, poi è sempre interessante secondo me parlare dei prodotti con chi li ha creati in modo da avere una visione, diciamo, del backstage del prodotto. È molto interessante. Quindi io vi ringrazio tanto per la partecipazione, insomma, per avermi dato questa opportunità ancora una volta. Guarda Pasquale, siamo noi a ringraziarti sempre per la chiacchierata. Quando vuoi venire a trovarci e a fare visita qui in laboratorio, ti facciamo vedere magari una giornata tipo del laboratorio. Come no? Volentieri. Magari la condividiamo con gli amici. Volentieri, volentieri. Va bene ragazzi, allora grazie e grazie come sempre ci vediamo più vecchi. Ok, ma con l'anti-age no. Con l'anti-age no, bravo. Ciao.